Se anche tu vuoi ottenere immagini così per i tuoi matrimoni e per i tuoi sposi, guarda questo video fino alla fine perché ti insegno come si fa. Benvenuti ragazzi, oggi in questo nuovo video vedremo insieme le 5 pose migliori per i vostri sposi, così da creare video professionali e soprattutto cinematici. Vi ricordo che la parte completa e il video con tutte le altre pose e tutte le altre nozioni è nel videocorso completo, il link è in descrizione. Ma adesso iniziamo con questo video. Questa scena qui, in questa posa, cosa possiamo fare? Un sollevamento da parte di lui che prende lei, la alza e poi c'è questo bacio, c'è questo momento un po' più dinamico, un po' più acrobatico se vogliamo. Molto bello, molto utile, soprattutto se poi accompagnato da una giravolta che può essere girata, come abbiamo detto prima, più fotogrammi al secondo. Anche qui due accorgimenti, sicuramente farlo con i tacchi non è una scelta opportuna, quindi magari facciamo togliere le scarpe alla nostra sposa se la sente di stare scalze, se il luogo lo permette, e soprattutto anche qui ci affidiamo alla nostra sensibilità nel capire se la coppia può effettivamente fare questo tipo di operazione a livello proprio fisico. Ok, perfetto. Faremo un'altra scena, faremo una scena in cui andiamo a rendere la situazione statica e lo faremo facendo, diciamo, mettere i visi molto vicini dei due sposi, dei due ragazzi, quindi le due fronti si appoggeranno e anche qui faremo campo e controcampo per fare appunto le due inquadrature. Anche qui l'emozione, quindi se c'è il sorriso, ok, se c'è un momento un po' più intimo, un po' più tenero, va bene lo stesso. Cerchiamo anche di vedere un po' com'è la situazione e come sono i nostri sposi nella scena. In questo caso, per avere un fuoco più dinamico e poter gestire meglio anche poi l'organicità del fuoco e della ripresa, la faccio a mano, tanto si tratta appunto di una situazione molto statica in cui anche io come operatore non mi devo muovere. Ora facciamo un'altra scena, un'altra posa più cinematica, molto bella perché ci permette di sfruttare la location in background. Infatti li facciamo posizionare l'uno vicino all'altro, con magari lui che può guardare, diciamo, il panorama, guarda nel vuoto, e lei che si accoccola su di lui e poi lo guarda, si fissano e può esserci anche un bacio. Ecco, magari possiamo fare, Simona, che tu sei proprio accoccolata a lui, ok, così, esatto, e magari mentre lui guarda il panorama tu poi lo guardi, fai un sorriso. Cioè, cercate di giocare un po' in questo senso. Altra scena che possiamo fare è quella di fare un'inquadratura dove da dietro lui si avvicina a lei, la abbraccia e le dà qualche bacio sul collo. Anche qui un momento intimo, un momento loro che sicuramente ci regalerà delle clip molto divertenti e anche magari un po' più intimo, un po' più piccanti, ecco. Adesso andremo a realizzare quei famosi lens flare che abbiamo descritto e visto anche durante la parte teorica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a sfruttare un sole del genere, quindi un sole basso, per ricevere in camera sulla lente dei flare, quindi delle rifrazioni luminose. Questo ci sarà molto utile perché appunto crea un qualcosa di molto cinematico e quindi ci serve per dare quel tocco un po' più artistico, un po' particolare. Chiaramente quello che dobbiamo fare è dare agli sposi innanzitutto una posizione che ci permette di intravedere il fascio luminoso tra di loro, che quindi magari passi in mezzo e che sia un po' oscurato e un po' rivelato, quindi questo per non avere direttamente soltanto tutto bruciato o comunque non vedere gli sposi. E poi soprattutto diciamo agli sposi di avere un loro momento, quindi un qualcosa su cui noi andiamo quasi a sbirciare, no? Siamo quasi il terzo elemento che non vedono ma che cattura tanto materiale utile poi per la costruzione del video matrimoniale. Importante a livello tecnico in questo caso, soprattutto se lasciamo i soggetti fermi, è preferibile utilizzare un tipo di setup a mano o comunque con un setup molto più agevole, in maniera tale da poter giocare con la posizione della nostra camera, appunto per andare a catturare questi flare, e poi giocare tanto col diaframma. Infatti l'impostazione di diaframma andrà a cambiare totalmente il look del nostro flare in camera, quindi anche da quel punto di vista giocate un po' con l'impostazione in maniera tale da avere il look che più desiderate.
Ok ragazzi, adesso un momento tra di voi romantico, l'importante è che rimanete all'incirca in quella posizione, vi potete anche avvicinare, allontanare, potete accarezzarvi, baciarvi, un momento vostro romantico. Il video finisce qui ragazzi, se volete approfondire ulteriormente il tema dei video matrimoniali, come detto all'inizio, e quindi scoprire tutte le altre tecniche che utilizziamo abitualmente, vi invito a cliccare nel link in descrizione in maniera tale da andarlo ad acquistare. Spero che tutto sia stato chiaro e che abbiate appreso qualcosa di nuovo da replicare sui vostri matrimoni per renderli ancora più cinematici. Vi ricordo che abbiamo realizzato un corso specifico per diventare wedding videographer dalla A alla Z. In questo corso troverete tantissime nozioni interessanti, come quelle relative per esempio a casa sposo, casa sposa, la cerimonia, cosa portare, cosa non portare, come vendere il proprio matrimonio, insomma tantissime cose, link in descrizione. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a commentare, magari condividete anche voi qualche posa che utilizzate in maniera tale da fare un archivio per tutti quanti. Vi ricordo anche di iscrivervi, di seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!